quello che generazioni di ragazzi ricevono da questa esperienza è una formazione non solo religiosa e spirituale, ma anche umana davvero preziosa. Un'esperienza che forma cittadini responsabili che possono imparare il senso di servizio verso la comunità. Sono le parole di Monsignor Sandro Salvucci, che ieri in cattedrale a Pesaro ha presieduto la Santa Messa di ringraziamento per il primo secolo di attività della GESCI di Pesaro e provincia. Per l'occasione, 1000 persone di tutte le età, lupetti e coccinelle, esploratori e guide, rover e scolte, hanno rinnovato la solenne promessa scout. Questo sia l'evento più, che ha raccolto più persone dopo il concerto di Maneskin, quindi a parte gli scherzi, davvero era una festa vedere la cattedrale stracolma di ragazzi. E si vede il lavoro che è stato fatto nel corso di generazioni, cioè la realtà scout vive da 100 anni nel pesarese e oggi quindi era l'occasione per fare memoria, ma anche per rendere grazie e prima di tutto al buon Dio e poi a tutti coloro che nel corso di questi decenni e anche oggi si spendono per la formazione di centinaia e centinaia di ragazzi, giovani. Quindi gratitudine, gioia, festa e poi ecco, sicuramente il valore di questa giornata è dare un incoraggiamento a tutti per proseguire, camminare, andare avanti in questo percorso. La funzione religiosa ha introdotto il momento clou del centenario, infatti le celebrazioni culmineranno con lo Scout Festival in programma alla Palla di Pomodoro il 16, 17 e 18 giugno. I lupetti e le coccinelle rispondano con il loro eccomi e con il loro fare del nostro meglio per cercare di portare, di aiutare sempre il prossimo. Quelli più grandi, diciamo dall'età delle medie fino alla prima e seconda superiore, invece rispondono al motto dell'essere pronti, dell'essere preparati. E invece quando sono ancora più grandi poi portano questo servizio al massimo e quindi si spendono e il loro motto infatti è servire il prossimo e quindi diciamo che tutti e tre le età fanno poi del mio meglio per essere pronti a servire. Qual è l'importanza di una giornata come questa per il mondo scout? Questa celebrazione di oggi è stato l'inizio del nostro centenario che abbiamo ripercorso e rifatto nella stessa data che era stata, cioè, da cui ho avuto inizio 100 anni fa lo scoutismo pesarese. E quindi per noi è importante essere tutti qua. Quali sono i valori che i ragazzi imparano facendo parte degli scout? Sicuramente l'amicizia, però un'amicizia con anche tante regole che però ci servono e gli servono per vivere rispettandosi, imparando a volersi bene, quindi con un rispetto, con una autonomia. Poi cerchiamo sempre di essere vicini alla natura, al creato e noi uno dei nostri valori sicuramente più importanti è appunto l'amicizia e abbiamo avuto anche tante dimostrazioni di affetto anche per questo inizio di con questa celebrazione. Di persone che al momento non fanno più servizio, ma come si dice, se uno è scout una volta è scout per sempre.